questo paese si muore tanto, troppo di lavoro, sul lavoro. Anche un morto al mese sarebbe già troppo, ma tre al giorno non è accettabile. Tre, anzi un po' più di tre, secondo gli ultimi dati di riferimento di un anno completo, il 2021. Che poi sono morte tre persone al giorno, ma ci sono anche i feriti. Uno ogni minuto, dicono sempre i numeri. Negli anni peggiori anche uno ogni 50 secondi. A volte si tratta di un piccolo taglio, certo, cosa rimediabile. Altre volte però, la maggior parte delle volte, parliamo di feriti gravi, di gente che perde una mano, una gamba, che resta senza vista, udito o chissà che altro. Cosa fare per cambiare la situazione? Insistere moltissimo sulla formazione e sulla consapevolezza dei rischi. Serve formare soprattutto una cultura della sicurezza, che finora è stata scarsa, quando non assente. Da pochi mesi l'Ispettorato Nazionale del Lavoro è diventata una sorta di agenzia unica per pianificare e coordinare gli interventi sul territorio, dalla vigilanza alla retribuzione, dal lavoro nero all'inquadramento contrattuale, su tutto il territorio nazionale, mentre fino a circa un anno fa la questione della sicurezza sul lavoro è stata competenza regionale, quindi a macchia di leopardo. Regioni più virtuose, altre meno. Adesso il coordinamento sarà reale e obbligatorio e forse faremo qualche passo in avanti. Per occuparsi di tutto questo, l'Ispettorato ha ottenuto un incremento di personale di oltre il 50%. Ai 4.700 ispettori già esistenti se ne sono aggiunti più di 2.500 nuovi. Vediamo che risultati produrrà tutto questo nei prossimi mesi. Sperando che i numeri di cui sentiamo parlare quando si parla di morti sul lavoro non siano soltanto cifre dimenticate un secondo dopo e diventati dati accettabili a cui quasi non facciamo caso. Dietro ognuno di quei numeri ci sono persone, storie di vite, sogni perduti, ambizioni, famiglie, amori, delusioni. Ed è quello che io racconto nelle 21 storie del libro. 21. Quanti sono i morti in una settimana?